La confezione fisica di un videogioco è senza dubbio parte dell'esperienza stessa del gioco. Una copertina può raccontarci molto del titolo che illustra, farcene respirare l'atmosfera ancora prima di accendere la console, lasciarci immaginare quel che troveremo, controller alla mano, dirci cosa ne pensa la critica videoludica o persino darci delle informazioni fondamentali per il gameplay. Ma non tutto va sempre per il verso giusto. In alcuni casi le cover art assumono connotati grotteschi, degni di una visione demoniaca, marcia e corrotta, in cui pennellate angoscianti tratteggiano indecenti mostruosità. Forme oscene raccapriccianti, invero partorite da null'altro luogo che le lascive sconce viscere dell'inferno. Ed è così che mi è venuta un'ideuzza. E se approfondissimo la questione in una puntata apposita di... Ma i giochi? E allora... Oh, salve a tutti cari pazienti e benvenuti in questo nuovo video. Le copertine dei videogiochi in formato fisico. Roba meravigliosa che il mercato del digitale sta cercando di spazzare via in tutti i modi dalla faccia della terra. Eh già, le confezioni dei giochi storicamente servivano in primo luogo per attirare l'attenzione dei potenziali acquirenti, anche i più distratti, che magari potevano essere convinti all'acquisto ammaliati da immagini affascinanti o anche in qualche occasione ammiccanti. Ci sono infatti tanti esempi di cover talmente belle da meritarsi un quadro, o anche più di uno. L'altro lato della medaglia però è costituito non tanto dalle cover addirittura più belle dei giochi che dovrebbero rappresentare, pratica tristemente comunissima durante gli anni 70, 80 e i primi 90, quanto dalle confezioni brutte, ma così brutte da essere paradossalmente in grado di non invogliare all'acquisto. E in mezzo a questa particolare categoria ci possiamo buttare dentro magari le copertine che non erano proprio così brutte, ma risultavano semplicemente troppo stupide per essere reali. E quindi, nonostante non si debba mai giudicare qualcosa dalla copertina, se volessimo elencare, che so, 12 giochi con le copertine più brutte di sempre, quali titoli potremmo citare? E vi dico già che non includerò tutti gli home computer, che lì ci sarebbe materiale almeno per altri 250 video, e proprio io non ce la posso fare psicologicamente. Bene, direi di non perderci in chiacchiere e partire subito con la nostra carrellatona. Ovviamente, e non dovrei stare neanche qui a puntualizzarlo, resteranno fuori migliaia e migliaia di altre cover orribili. Ma lì mi aspetto che siate voi nei commenti a implementare l'argomento suggerendo altri giochi sulla stessa falsariga. Quindi siete pronti? Bene, reggetevi forte e partiamo. Ma prima, sigla. Giochi con Dr. Game! Tanto ben fatta ed evocativa era la copertina dell'originale Batman Arkham City, con l'immagine del nostro pipistrellone in bianco e nero, su cui spiccano in rosso solo i dettagli più cruenti, tanto caotica e disastrata fu quella della sua riedizione Game of the Year. Un vero e proprio mappazzone di simboli, voti e citazioni della stampa di settore, che davvero si fa fatica a trovare un senso per con tanta bruttezza. E quasi non si riesce nemmeno a trovare il titolo stesso del gioco, incastrato com'era fra tutte quelle inutili scrittone in rosso, che pare quasi la cover di una rivista più che quella di un gioco. Seriamente, a vedere sta confezione sullo scaffale di un negozio, pare di osservare più un oggetto promozionale che il videogioco vero e proprio. Insomma, l'entusiasmo di Rocksteady nell'evidenziare quanto fosse stato di successo il loro titolo fu davvero un po' troppo sopra le righe, tanto da tramutare questa cosa da semplice copertina a vero e proprio esaurimento nervoso fatto di plastica e carta. Agghiacciante. Classico arcade immortale, Bomberman ha sofferto della storica, terrificante usanza che fra gli anni 70 e 80 vide le copertine originali giapponesi ridisegnate da zero per adattarsi ad un pubblico occidentale forse ancora non così tanto avvezzo alle proporzioni cibi e ai colori sgargianti di cui erano ammantati i personaggi nelle illustrazioni originali. In questo caso il classico Bomberman, dall'aspetto cartunesco, simpatico e kawaii, in occidente si è trasformato in un inquietante uomo di mezza età incappucciato, degno di un'identità
identikit segnaletico della polizia più che di un videogioco. Chiaramente questa cosa veniva fatta per suggerire che tecnicamente i giochi fossero molto più avanzati e realistici di quanto fossero in realtà. Ma alla fine, una volta fatto partire il gioco, quelle illustrazioni non facevano che risultare ancora più ridicole e fuori contesto. Ma poi che razza di tute spaziali dovrebbero essere quelle? Con sti caschi a salvadanaio. La bomba però, stranamente, rimane quella assurda stile cartoon di Will Coyote. Boh, meglio non farsi troppe domande. Raga, io non ce la posso fare. Già Resident Evil 6 non è che sia proprio il mio capitolo preferito della serie, ma questa copertina... Cristo santo! Lo stile non sarebbe neanche tanto male, intendiamoci. Del resto il tema del materiale biologico schifido e filamentoso c'è, anche se sembra più una ragnatela a dirla tutta, ma vabbè. E il design di sto strano numero 6 ad essere inquietante? Sì, ma per i motivi sbagliati. Andiamo, è lampante che si tratti solo di un eccitatissimo uomo giraffa che sta beatamente ricevendo un godurioso servizietto da una impegnatissima e snodata signorina. Una volta che lo vedi, non puoi più non vederlo. Peccato che a giocare il gioco vero e proprio non si rimaneva piacevolmente intrattenuti come la giraffa. No, io Resident Evil trasformato in un film di Michael Bay... Anche no, grazie. Dio che fedecchia. Per The Orange Box si potrebbe fare un discorso simile a quello fatto su Batman Arkham City. Intendiamoci, l'offerta ludica del pacchetto messo a punto da Valve era di assoluto prestigio, data la qualità dei giochi presenti. Tuttavia la sua cover appariva anche qui una sorta di brutta locandina pubblicitaria davvero poco invitante. Colpevole l'intenzione di voler amalgamare in un'unica illustrazione tre giochi dallo stile e intenzioni davvero troppo eterogenei. Se poi ci aggiungiamo anche tutte le scritte e le descrizioni in basso, roba che di solito dovrebbe essere messa sulla quarta di copertina, ecco che il risultato finale non è che sia proprio tutto sto spettacolo visivo indimenticabile. Insomma, siamo d'accordo che quella di The Orange Box non fosse proprio la cover più semplice da disegnare, ma il risultato finale è un vero incubo per qualsiasi designer con un minimo di sale in zucca e gusto estetico. Meno male che, a maggior ragione qui, l'abito non fa il monaco e il contenuto della confezione è la crème della storia videoludica. Quindi chiudiamo un occhio, buttiamo la cover e via al divertimento. The Orange Box, October 10. Vabbè dai, qui lo so che sembra di sparare sulla Croce Rossa, ma se si parla di cover brutte, Pro Wrestling per Master System va sempre comunque citato. Il gioco in sé era talmente standard e banale, uguale a 100 altri titoli di wrestling simili, che quasi il fatto che avesse una copertina totalmente assurda e senza senso, si può ipotizzare che fosse stato fatto apposta per differenziarlo almeno un minimo dalla massa. Che va bene la solita fantasia di sfondo a quadrettoni neri in stile quaderno di matematica delle elementari, tipica dei giochi Master System occidentali, studiata apposta con furbizia per mimetizzarsi con i prodotti scolastici fra gli scaffali dei supermercati, ma davvero perché diavolo un lottatore decapitato dovrebbe mai cercare di strozzare la sua stessa testa mozzata? No, seriamente, cosa voleva comunicarci un'illustrazione di questo tipo? Che razza di idee malate passavano per la testa di chi l'ha disegnata? Ma che poi sto qua? Chi è? La domanda non è chi è, la domanda è... perché? Vabbè. Non soffermiamoci sul titolo terribile, non soffermiamoci sullo sfondo a scacchi, o sulle due bandiere che spuntano dalla R, non soffermiamoci sull'anonima scritta Rally che pare piazzata lì tanto per, e neanche su quel pasticciaccio sfocato che è l'auto al centro dell'illustrazione, o su quello che pare il fratellino scemo di Billy Joe Armstrong dei Green Day, probabilmente fuggito da un manicomio criminale mentre lo truccavano per Halloween. Non soffermiamoci nemmeno sul fatto che sembra che stia per mangiarsi il sigillo Nintendo, riflettiamo solo sul fatto che sta Monnezza sembra più una cover per un video di YouTube di fine 2014 che l'illustrazione di una copertina di un gioco. Un gioco che fa effettivamente anche il paio con la cover, dato che era una discreta monnezza anch'esso. Ma io non mi do pace, ma sto tizio chi è? Perché è qui? Ma cos'ha sulla faccia? E perché sta urlando? Tutte domande che non avranno mai risposta.
Phalanx per SNES è uno sparatutto spaziale normale, ma talmente normale che l'unico modo che chi all'epoca si occupò del marketing negli Stati Uniti riuscì ad escogitare per far risaltare il gioco dalla massa dei 100.000 suoi cloni era di piazzargli sulla copertina un vecchio che suona un banjo su una sedia a dondolo. Una cosa talmente assurda e fuori di testa da fare il giro e diventare geniale. Furono proprio i due designer responsabili di tale scempio, Matt Gass e Keith Campbell, entrambi ignari di cosa fosse un videogame, ad ammettere durante un'intervista di aver organizzato l'illustrazione proprio per innescare quella sorta di momento what the fuck in chi fosse capitato davanti alla confezione del gioco esposta sugli scaffali dei negozi. Non si fa fatica a credere che all'epoca l'effetto fosse stato assicurato, ma adesso, col senno di poi, e considerando tutte le cover degli sparatutto concorrenti su Super Nintendo, quella di Phalanx appare soltanto stupida e fuori contesto. E poi vabbè, che ce l'avevano pure scritto che si trattava di uno scontro ad ipervelocità nello spazio, ma sfido io, una volta superato lo shock di trovarsi davanti questa confezione, a capire con esattezza ad una prima occhiata di che diavolo di gioco si trattasse. Vabbè, misteri del marketing, che vi devo dire. Quella di Deadly Sketch, Sea of Chaos, tecnicamente non è che sia una pessima cover, ma il motivo principale per cui l'ho inclusa in questa lista è l'assurdità della composizione generale e soprattutto il fatto che questa illustrazione, più la guardi, più ti parla. Ehi tu! Vedi questo bel granchio? Sì, e allora? L'ho preso in quel mare lì! Lo vedi? E quale, scusa? Quello laggiù, corpo di mille balene! No, non capisco. Quello lì, per Vincibacco, accanto al mio collega diversamente intelligente! Salutare! Ah, per la cronaca, il gioco alla fine era questo. Vabbè dai, meglio tornare a parlare con la copertina, va. Qui c'è sicuramente un mistero da svelare. Fatemi capire, le copertine di Basta Movie in Occidente erano contrattualmente obbligate ad essere assolutamente orribili, vero? Perché non è possibile che robe del genere siano state scientemente disegnate e approvate da gente con del sano gusto estetico. Fra la cover statunitense di Basta Movie 2 Arcade Edition e le sue terrificanti sfere contenenti palesi scene di tortura di persone con gli occhi spalancati da fiammiferi in pieno stile arancia meccanica, e quella di Super Basta Movie con un enorme paffutello bimbo satanico che fa le bolle con la bava di uno strano rosso sangue mentre guarda un gameplay del gioco. Non è davvero possibile che sta roba sia stata reputata in grado di attrarre degli ipotetici acquirenti. Pure gli slogan che recitano roba come così avvincente che dovrebbe essere illegale, è paradossale che siano di contorno di immagini in evidente violazione della Convenzione di Ginevra. Agghiaccianti! E per questo bellissime. Vi è mai capitato di guardare distrattamente la TV e imbattervi nelle classiche pubblicità degli antidolorifici o i medicinali per il mal di testa? Ecco, la copertina di Hot Brain sembra essere stata strappata fuori a forza proprio da uno di quegli spot. No, davvero, che dovrebbe rappresentare sta cosa? Forse il cervello che si scalda per il troppo ragionamento? In effetti, Hot Brain, beh, avrebbe senso. Se non fosse che sembra più la mappa delle aree colpite da qualche genere di brutto male cerebrale che gli effetti benefici dell'uso delle facoltà mentali. E poi che diavolo sarebbero quei simboli assurdi sullo sfondo? Io più cerco di capirne qualcosa, più mi fa male il cervello. Mi fa male il cervello. Sogni d'oro. Alioppa. Ok, in fin dei conti non sarà certo la peggior copertina di sempre, ma difficilmente sarebbe potuta essere più banale e generica di così. È intelligente, ma non si applica, signora mia. La cover di Virtua Fighter 2 all'epoca mi ricordo che sembrava fighissima. Insomma, ad un colpo d'occhio distratto faceva un bel effetto, con Leon e Shun-Di, new entry nel roster, svettare enormi con le loro belle faccione poligonali, pronte ad incassare calci e pugni come se non ci fossero domani. Il dramma però arriva in modo subdolo se cominciamo ad osservare con attenzione tutti i dettagli, anche quelli apparentemente secondari, a partire dai poligonazzi approssimativi dei modelli, che manco a dire diamogli una rimodellata, ma che è sta roba? Deve finire in copertina, eh? Ma che?
Lion ha il collo che sormonta il giubbetto. Shun-Di, oltre al polso chiaramente lussato, ha la barba scontornata male che gli si compenetra con l'attaccatura del pollice. Ma la cosa più inquietante sono i personaggi del gioco messi in basso, in posa neutra, totalmente privi di vita, come tanti bambolotti finti messi in piedi uno accanto all'altro. A sto punto io li avrei messi pure in T-pose e via, tanto siamo là. Terrificante. Meno male che il gioco vero e proprio era un capolavorone, almeno quello. E giungiamo a lei, all'apoteosi, al paradigma generale di quel che si può considerare una pessima copertina per un videogioco. La versione nordamericana di Mega Man di Capcom. Non c'è dato sapere chi se ne occupò all'epoca, ma è più che lampante che l'artista non avesse la benché minima idea di cosa fosse Mega Man quando gli è stato chiesto di progettare questo artwork. Quello che nella mente di Keiji Inafune e soci era un ragazzino robot dalle forme aggraziate, in armatura blu, con un braccio cannone, su questa sciagurata cover è diventato un uomo adulto dalle proporzioni strane, in tuta di acetato, caschetto sminchiato e che tiene in mano una pistolaccia tipo Colt calibro 45 e ci fa brutto con alle spalle una metropoli dalle architetture psicotiche eppure delle palme buttate lì in mezzo a caso, il tutto dato alle fiamme senza una valida ragione apparente. Insomma, una robaccia talmente indecente che pure un'intelligenza artificiale con 30.000 lire te lo faceva meglio. Con una cosa del genere in copertina è un vero miracolo che quella di Mega Man sia stata una delle serie più di successo anche negli Stati Uniti. E ciò nonostante le copertine del secondo capitolo, in cui Mega Man pareva Big Jim, o il terzo gioco, in cui evidentemente il caro robot venne posseduto da qualche entità demoniaca. Mantenere semplicemente le cover delle versioni giapponesi era davvero così difficile? Boh, mistero. Ma il destino a volte sa essere cinico e beffardo, e può capitare che una delle illustrazioni più brutte dell'intera storia dell'uomo faccia il giro e diventi inspiegabilmente elemento di culto, fino addirittura a servire come spunto per un vero e proprio personaggio dei videogiochi apposito. È questo che accadde al Mega Man marcio della prima cover, che godette di una sorta di redenzione postuma venendo incluso come character giocabile in Street Fighter vs Tekken, al fianco di Ryu, Jin Kazama e compagnia bella. Potevamo scegliere pure lo strambo e ormai fuori forma Mega Man di mezza età con pistoletta e tuta in acetato. Ne avevamo pure parlato insieme a Mauro in una delle vecchie puntate di Thank You For Playing, andatevela a recuperare, ve la lascio qui in giro. E insomma, proprio una porcheria. Mamma mia la monnezza che ho fatto. Ma in confidenza, sapete che vi dico? A noi la qualità ci ha rotto il cazzo! Viva la merda! E questo era tutto per la nostra selezione delle copertine videoludiche più marce di tutti i tempi. Come detto, sono certo che vi sarete imbattuti in altre mille cover, magari anche più orribili di queste. Beh, in tal caso lasciate un commento qua sotto. Vediamo chi riesce a tirar fuori roba veramente, ma veramente malata. Naturalmente, come sempre, vi invito a mettere un mi piace al video, iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti, attivare la campanella delle notifiche e tutte quelle altre cose che nessuno fa mai, ma che sono sicuro che voi farete. Vero? Basta cliccare sulla mia faccina qua sotto e premere il pulsantino di iscrizione. Più facile di così? Bene, che altro dire? Un saluto a tutti quelli che presenti dal vostro Dr. Game e noi ci vediamo al prossimo video. Vediamo se riesco a... Oh,